Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo le mele a nucca ripiene. Per questa ricetta occorrono mele a nucca, un limone, miele chiaro, mandorle che possono essere intere o a scaglie, gorgonzola dolce, cannella, basilico, zucchero, qualche cucchiaiata di alcol e qualche cucchiaiata di acqua. Proseguiremo in questo modo. Lavate ed asciugate bene le foglie di basilico. Mettete in un bicchiere o in uno scodellino e versate sopra qualche cucchiaiata di alcol. Mescolate e lasciate che il basilico rilasci profumi e colori. Tagliate la parte superiore della mela e svuotatela tutta. Se avete lo scavino è meglio. Mettete la polpa in una scodella e irrorate di succo di limone in modo che la polpa resti bella chiara. Preparate uno sciroppo con 30 ml di acqua e 30 g di zucchero. Fate sciogliere e fate sobbollire per un paio di minuti. Quando lo sciroppo sarà pronto, lasciate intiepidire e versate l'alcol al basilico nello sciroppo. E mescolate. Se dovesse essere troppo liquido, aggiungete un po' di pectina per addensare. Versate la polpa ottenuta irrorata di succo di limone in un barattolo abbastanza alto da poter essere frullato. State attenti a togliere tutti i semi che eventualmente dovessero essere scappati. Aggiungete anche il gorgonzola aggiungete un po' di miele e un pizzico di cannella e frullate tutto. Riempite le mele con il composto ottenuto. Chiudete e infornate a 200 gradi per 15-20 minuti, dipende dalla grandezza delle mele. Adesso ne apriamo una e vediamo com'è dentro. Ecco come si presenta la mela. Servite con una granella di mandorle tostate e un po' di sciroppo di basilico. Per queste ed altre preparazioni vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile e Felice.
Arrivederci alla prossima ricetta!